Gioiellino straordinario, ritenuto dalla Space Foundation un macchinario in grado di sanificare e purificare ambienti interni. È stato brevettato in collaborazione con la NASA. Io lo considero un gesto d'amore, è come se fosse una donazione di sangue. Una donazione siffatta ci permette con tanta tranquillità di procedere a processi di sanificazione. Io lo considero un gesto d'amore, è come se fosse una donazione di sangue. Gioiellino straordinario, ritenuto dalla Space Foundation un macchinario in grado di sanificare e purificare ambienti interni. È stato brevettato in collaborazione con la NASA. Oggi siamo arrivati qui al Cardarelli, che è un po', diciamo, l'icona ospedaliera per quello che è la realtà di Napoli, e quindi siamo contentissimi di aver donato questa macchina. Riesce a portare una sanificazione già in un'ora, però l'utilizzo efficace della macchina è mettendola in funzione 24 ore su 24. Lei riesce a sanificare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e in questo momento c'è il risultato fondamentale, perché ci siamo trovati appunto in una situazione in cui le persone si sono sentite molto più sensibili nell'aspetto della sanificazione. Le apparecchiature che servono ai pazienti, i presidi che servono a medici, operatori della sanità e pazienti rivestono un ruolo importante. Mai come in questo momento, nella fase 2 che ormai è partita. La fase 2 è una fase importante, è più importante della fase 1, perché non dobbiamo e non possiamo perdere tutto quello che abbiamo fatto fino a ieri. I 58 giorni di isolamento o di autoisolamento hanno permesso di sviluppare nei cittadini, nei pazienti, una coscienza dello stare bene o dello stare male, quindi il vero concetto della salute. Una donazione siffatta ci permette con tanta tranquillità di procedere a processi di sanificazione in una realtà come quella dell'ospedale Cardarelli, che ogni giorno presta la propria opera, presta la propria professionalità a tutela dei pazienti.